Sì? C'è il signor Alton, signor Maskell. Perfetto. Fallo passare, ti prego. Si accomodi, prego. David, che piacere vederti. Un vero piacere. Anch'io sono contento. Accomodati. Quanto è passato? 5 anni? 6? Oh, un bel po'. Siedi, mettiti comodo. Grazie. È stata una sorpresa riavere tue notizie. Ah, sì, ma pensavo a te spesso. E capisci, quando è capitata l'occasione, ho scelto subito te. E per la verità pensavo di poterti vedere una settimana fa. Sì, ma mi trovavo in ospedale. Già, me l'avevi scritto. Ah, bene. Ora sei qui. Il resto non importa. Beh, in cosa consiste questo lavoro? No, abbiamo tempo per parlarne. Adesso dobbiamo rievocare una vecchia amicizia. Ora ti offro da bere. Cosa preferisci? Uno sherry. Ottima scelta. Per l'appunto ho qui qualcosa di speciale. Compriamo tutto il prodotto di una cantina di Sanlúcar de Barrameda. Un posticino. E per quanto ne so io, è l'unico vino che spediscono ancora nelle anfore. Naturalmente dovrebbe essere bevuto sempre ben ghiacciato, ma ti confesso che il mio palato non è poi così raffinato. E poi questi vini hanno tutto un altro profumo quando si bevono nella cantina, spillati dalla botte. L'ho ucciso io. Ma lei non capisce? L'ho ucciso io! È morto! L'ho ucciso io! Sì, veramente perfetto. Sono sicuro che ora possiamo andare avanti. Arrivederci. Allora, beviamo qualcosa? Sherry, se ricordo bene. Quanto tempo starei via? 6 o 7 giorni al massimo. Danny, vuoi smetterla di trafficare? Il furgone sarà qui tra pochi minuti. Ma perché dai via questa roba? Perché la vendita di beneficenza è il culmine della riunione. Ogni anno la famiglia scava nel guardaroba e offre i suoi abiti vecchi. Ah, e questo di chi era? Mi sta benissimo. Credo che fosse del mio bisnonno. Faceva anche il prestigiatore, se non sbaglio. Te l'ho visto fare almeno una dozzina di volte e ancora non mi impressiona. Beh, un giorno te lo insegnerò, Ginger Roger? Esatto. Spero che ora avrai esaurito la gamma delle tue esibizioni e sarai così gentile da rimettere tutto a posto. Certo. No, no, la permetti che te la porti io. Buon divertimento. Ci vediamo al tuo ritorno. Sì,
Abbiamo un impegno, devo presentarti a Sam Milford. Sì, sono 7 anni che vorrei conoscerlo. Anche tu, Danny, quando sarai il più ricco del mondo, tu diventerai difficile nella scelta delle persone da conoscere. Sì, sì. E ora cerca di far partire la cesta. Sì, sì. Arrivederci. Dio salvi la regina. La sua famiglia è più antica di quanto egli creda. No, non cerchi di parlare. Prima la metterò un po' più comodo, se vuole. Ecco. Ora devo dire al dottor Fowler che lei è sveglia. Aspetti. Prego. Dove sono? A Blantyre, all'ospedale generale. Ha avuto un bruttissimo incidente. Un incidente? Non mi ricordo. Non si affatichi per ora. Le tornerà tutto in mente. Buongiorno, Lord Sinclair. Devo ammettere che fa delle belle dormite. Ha dormito continuamente per quanto? 24 ore? Anche di più. E adesso come si sente? Malissimo. Mi aspettavo di trovarla anche peggio. Bene, ora vorrei darle un'occhiata. Cosa è successo? Non lo sappiamo. Il polso è buono. È stato trovato in fondo a una cava. Un braccio rotto in 2 punti, una ferita suturata con 23 punti alla gamba, contusioni multiple e abrasioni. Era conciato male. Un respiro profondo. La testa mi si spacca. Ah, c'è un'altra cosa. Ha un bernoccolo in testa grosso come un uovo. Mi hanno colpito. Dottor, c'era una ragazza. Qualcuno mi ha colpito alle spalle. Sì, è probabile. L'hanno colpita con un grosso ramo, credo. Hanno trovato dei frammenti di corteccia intorno alla ferita. Dammi una fiala di contro. E lei non ha idea di perché l'hanno aggredita?
Non ne ho la minima idea. Beh, è comprensibile. Commozione cerebrale. Ha bisogno di un lungo riposo. Ma non si preoccupi, lei guarirà perfettamente. Ha sentito? Sì. Bene, bene. Fra pochi giorni, psichicamente, ritornerà a posto. Certo, per le fratture ci vorrà un po' di più. Ah, ecco qui. Bene, verrò a vederla domani. Posso? Infermiera! 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 Alton. Alton. Alton.
Ma dove diavolo sta? Ma forse lui... Ma non importa, andiamo di sopra a dare un'occhiata a Sinclair, vieni. Ah, guarda un po' in giro, credo che Alton si sia addormentato da qualche parte. Tu guarda di sopra, io controllo qui. E qui sotto non gli hai dato una dose sufficiente. Gli ho iniettato il massimo possibile, è già arrivato al limite. Sopravviverà, dagli un'altra dose. No, non posso, è un grosso rischio. Avanti, muoviti. Alton è morto. Cosa? Una disgrazia, a quanto sembra. Deve essere caduto. Questo complica molto le cose. Vorrei anticipare l'inizio dell'operazione di 24 ore. Nulla ce lo impedisce. E in quanto a lui? Non ho più bisogno di lui. Non era necessario tenerlo qui un altro giorno. Allora procediamo. Sei autorizzata a pensare che mi abbia dato di volta il cervello. E chissà, potresti avere ragione. Ma tutto quello che io ti ho detto è vero. È avvenuto. Ti credo. Non saresti capace di inventare una storia del genere. Io l'ho riesaminato mentalmente passo per passo. E adesso riesaminiamola ad alta voce. Passo per passo. Ogni dettaglio. Ma ci sono tanti spazi vuoti. D'accordo, cerchiamo di riempirli. Comincia dal principio. Dunque, è iniziato qui. Io ho portato la valigia in auto. È stato ieri a mezzogiorno. Cosa? Ho preso la mia valigia. No, ma dicevi di quando dicevi di averla fatta tu? A mezzogiorno, ieri. Non è vero. È stato 7 giorni fa, Brett. No. Non può essere. Non può essere. Senti, prima che tu venissi qui, io ho chiamato il mio medico e andrò da lui stamattina. Potrebbe avanzare delle ipotesi, forse. È una buona idea. E io posso fare qualcosa? Sì. La casa con la stanza truccata. Sì? Era vera. Era vera, non me la sono sognata. C'era il cartello di un'agenzia davanti alla porta. E il nome era... Samri, Philipson e Arst. E il posto era in vendita, si chiamava Linstead House. Bene. Ci sarà un'associazione delle agenzie immobiliari. È una pista. La camera truccata era situata al primo piano. Troverò la casa con la stanza d'ospedale. Se tu accertassi che la casa non esiste, non dirmelo. Fatti coraggio. A più tardi. Sinclair.
Le radiografie non mostrano nessuna traccia di frattura nel braccio e neppure di punti sulla gamba. E che cosa ho sulla nuca? Tracce di un'abrasione, ma è quasi guarita. Direi che si sta cicatrizzando da una settimana o più. E le punture sul braccio? Sì, ti hanno fatto iniezioni. Ma anche con una analisi del sangue non credo si possa scoprire cosa hanno iniettato. Posso sapere cosa hai combinato, Brett? Non mi crederesti assolutamente. E allora, qual è la diagnosi? Come al solito, sei in perfetta forma fisica. Ti prego, veniamo al punto. La mente? Di questi tempi viviamo tutti continuamente sotto tensione. È più forte di noi molto spesso. 2 settimane di riposo ti farebbero bene. Grazie, Philip, per ora. Ma, e queste cosa sono? Diagrammi di riferimento per chirurghi. La signora vuole avere un naso nuovo. È il terzo in 2 anni. Si servono sempre di questi? In genere. La chirurgia plastica è una forma d'arte, sai. Scolpisce i tessuti umani. Se qualcuno volesse creare un sosia perfettamente somigliante a me, per esempio, userebbe questi o il modello reale? Immagino entrambi. Un pittore che fa un ritratto si prepara prima degli schizzi, ma di solito ha anche il modello davanti a sé. Grazie, Philip. Sei veramente un eccellente medico. 20 minuti con te e mi sento davvero un altro. Non capisco proprio perché. Tranquillo, un giorno o l'altro te lo dirò. Pace. Salve, Charles. Milor. Come vanno gli affari? Bene, non c'è male. Bene. Sono un po' in ritardo per una revisione. Posso fissarla in settimana? È una battuta? Niente affatto. Voglio fare la revisione. Ma l'ha già fissata, no? Deve lasciarmi l'auto martedì, no? Ma io non ne so nulla. Ecco, ecco, guardi qui. Lord Sinclair, Aston Martin, controllo completo, martedì mattina, ore 8. Ma chi ha prenotato? Ma lei, signore. Insomma, è la sua firma, no? Eh sì. E quando è stato compilato? Dovrebbe saperlo. Lei è stato qui meno di 2 ore fa. Cosa succede? Forse le sembrerà strano, ma la prego, sia paziente. Lei è sicuro, anzi sicurissimo che fossi io, vero? A meno che non fosse suo fratello gemello. E se esiste, ha un'auto identica alla sua e con lo stesso numero di targa. Grazie, John. Bene, non credo che sia troppo presto per fare un brindisi, vero? Sta andando tutto secondo i piani, ma c'è ancora molto da fare. Quindi, brindiamo alla prossima mossa. Ma perché avete sempre bisogno di una scusa per bere? Riempitevi i bicchieri e basta. Ti ho già detto di aver ricevuto un telegramma, vero? Gli accordi sono stati confermati per mercoledì? Ah, sì. Una perfetta sincronizzazione. Il paziente sarà pronto per mercoledì, vero? È già pronto. Perché non ti prendi una bottiglia, vecchio mio? Mi risparmieresti di portarti da bere. Stamattina è andato all'officina, nessuna difficoltà. Magnifico. Cos'altro hai in programma per lui? Stasera ci sarà la grande prova. Se la supera, siamo a cavallo. Conosci i movimenti di Wilde? Ah, sì. Sì, è bastato registrare le telefonate. E come reagirà? Esattamente come mi aspetto. Sarò là come osservatore, ma non ho dubbi. Wilde ci cascherà. Come crede che prenderà la notizia? Ne sarà confuso. Ciao, Danny. Ecco la casa. Infatti, è fantastico. Dobbiamo brindare. Prendi da bere. Ci sei entrato? Hai visto la stanza truccata? Hm? Non c'è stanza d'ospedale, non c'è casa, non c'è niente. Ma che diavolo dici? È questo? È bruciata stamattina. Qui c'è sotto qualcosa.
Danny, non so come, ma credo che abbiano creato un mio sosia perfetto. La mia immagine precisa. Qualcuno identico a me, che parla come me, è vestito come me e ha anche la stessa auto. Ma che ti prende? Non mi credi? Oh, sì, sì. Io ti credo. Ma perché? Il signor Wilde andrà in ritardo all'appuntamento. Ho un impegno stasera. Perché non telefoni a qualcuna e usciamo in quattro? Andremo fuori a cena. Grazie lo stesso, Danny. Meglio di no. Ma ti aiuterà a rilassarti. Verrà che ti diverti. È questo che voglio fare. Rilassarmi. D'accordo. Una serata tranquilla con un mio amico scozzese. Va bene. Buon divertimento. Allora, ci vediamo domani. Tante grazie. Eccolo, non lo perdere di vista. L'ho visto alla televisione. Bisognava vederlo per crederci. Un miracolo che esiste da anni e noi non lo sapevamo neppure. Ti faccio un esempio. Stella, potrei avere un uovo, per favore? Un uovo, signore? Sì, sì, un uovo, grazie. Ti dico, risparmio di tigre. Una cosa stupefacente, insomma. Ecco, signore. Non è cotto, vero? No, signore. È un uovo fresco. Eh? Guarda com'è delicato e fragile. Un piccolo colpo e si ha una frittata. Non crederesti che questa è una delle strutture più solide del mondo. Adesso te lo faccio vedere. Si prende in mano e si può schiacciare quanto vuoi. Grazie, signore. Stanley, mi hai dato l'uovo sbagliato. Mi scusi, signore. Sinclair. Sì, penso di sì. Buonasera, signore. Scotch con acqua, prego. Mi sento un po' bello, te lo confesso. Brett. Ehi, Brett. Quello è Brett, è un mio amico. Sì. Vado a salutarlo e ritorno. Sì. Scusa. Salve. Una serata tranquilla a casa, eh? Con un vecchio amico scozzese, vero? Quale amico scozzese? Scotch whisky, l'amico scozzese, ricordi? Ah, beh, mi è venuta voglia di uscire per un po'. Bene. Vorrei presentarti l'ottava meraviglia del mondo. Si chiama Annabella ed è seduta là. Le dirò di telefonare a sua nonna, così saremo in quattro. No, Danny, non mi sento molto socievole stasera, ti prego. D'accordo. Sei l'unico al mondo per cui farei questo. Porto qui Annabella per presentartela. No, preferirei di no. Ogni buona azione merita il riconoscimento. Io non ricordo cosa tu abbia fatto di buono per me, comunque. Vorrei che tu venissi a conoscere quel mio amico, eh?
Dov'è andato ora? Senti, finisci il tuo bicchiere, poi finisci anche il mio. Io ritorno subito, va bene? Stanley? Salve, dottore. Sono contento. Molto, molto soddisfatto. C'è altro per stasera? No, va a casa e riposati. Hai superato le mie migliori speranze. Ci sentiremo ancora mercoledì. Sarà il gran giorno. Buonanotte. Ma non avevi un impegno stasera, come mai? Non è venuta? Non ti preoccupare, un giorno o l'altro ti troverai una brava ragazza miope che non baderà alla tua faccia. Ma che c'è? Hai tentato di uccidermi. Ucciderti? Ma che stai dicendo? Lo sai cosa è successo. Non fingere adesso. Io non sto fingendo, che cosa avrei fatto? Ci siamo visti in un bar. E poi quando sei uscito e io ti ho seguito, mi hai picchiato. Per ucciderti? Sì. Mi avevi detto dove andavi stasera? No, per niente. Bene, questa è la prova. Hanno creato un sosia. Andiamo, ma che stai dicendo? No, non intendo uno che mi somigli, intendo dire una mia copia perfetta. Ma io non ci sarei cascato. E invece sì. Non ho messo piede fuori dall'appartamento tutta la sera. Telegramma, signore.
Vuoi correre rischi? Non spere da te, lo sai. Lo so, ma una delle mie doti principali è la mia estrema vista. E quando fischieranno i proiettili vorrò avere la massima protezione possibile. Sarà meglio muoversi. Auguri. Spero proprio che tu non abbia lasciato nulla al caso. Ci vedremo quando sarà finita. Un momento. Non hai dimenticato qualcosa? Non fare altri sbagli, ti prego. Non c'è proprio nessun dubbio. Sei il vero Lord Brett Sinclair. Nessun altro al mondo fa un caffè così cattivo. Ah, e io credevo di aver migliorato. Infatti è solo disgustoso. Grazie. Ho riflettuto su questa faccenda del sosia. Sì, in effetti un intervento di chirurgia plastica è possibile, no? Grazie, mi hai già rovinato. Ma vedi, una cosa è rifare una faccia, ma il difficile invece è addestrare qualcuno a imitare i modi della persona. E deve modulare la voce in un certo modo, fare certi gesti, imitare l'andatura. E per un'impresa del genere ci vogliono dei mesi. Hai ragione. E poi per un lavoro simile bisogna che ci sia uno scopo importante, qualcosa di enorme, giusto? Ma a quali privilegi speciali hai diritto? Cosa c'è nella tua faccia che giustifichi tanto lavoro? Ho passato tutta la notte a pensarci su. La risposta è stata sconsolante. Sconsolante perché? Danny, non c'è nulla in me che giustifichi tanto sforzo. Io non lo direi, ci deve essere. Ma francamente tu hai ragione. Bisogna essere proprio matti per voler essere te. Patrimonio, terre, titoli, quattrini. È tutto talmente vincolato che non riesco neanche a toccarli. Ah, dimenticavo, questo è di Sam Milford. Arriva oggi, vuole che andiamo a trovarlo. Sam Milford. È questo, Danny. È per questo che volevo un sosia. Cosa? Pensaci un po'. Cosa sai di Sam Milford? Poche persone riescono più a vederlo ormai. È uno dei più ricchi armatori del mondo. 5 o 6 anni fa faceva una vita brillante, era sempre in giro. E poi ad un tratto si è rinchiuso come un'ostrica. E poche persone sanno perché. Io lo so. 5 anni fa ci sono stati 3 attentati alla sua vita. E ce ne sono stati poi degli altri. Ora non si muove mai senza un reggimento di guardie del corpo. Le sue case, i suoi uffici, in tutto il mondo sembrano celle blindate. È più sorvegliato di Fort Knox. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno, signore. Buongiorno. Ah, salve, Sam. Bentornato a Londra. Ciao, Scott. Lieto di rivederti. Hai un bel aspetto. Ma non capisci? Sam Milford è uno dei miei più cari amici. Posso andare da lui quando voglio. Le guardie mi conoscono, niente controlli. Per questo è così importante la mia faccia. È un passaporto sicuro per Sam Milford. Prova a telefonargli, per favore. D'accordo. Il numero è sulla rubrica vicino al telefono. Trovate il numero? Sì, Milford, dove sta? È sotto la M, logico, ah, no? Ah, già, sotto la M, logico. Anche Milford è sotto la M. Sotto la M, eccolo qui. Ma non c'è nessun numero, però. Ecco qua. Aspetta un momento. Cosa? Tira sulla manica. Quando è successo? Quando ero in quella casa, immagino. Ma non me ne ricordo affatto, perché? L'uomo che mi ha aggredito stanotte eri tu. Non c'è sosia. L'uomo che dovrà uccidere Sam Milford sei tu. Farò quella telefonata esattamente fra 5 minuti.
La mia idea è che ti abbiano programmato per eseguire una serie di azioni. Quella principale è di uccidere questo Milford. Non è possibile. Me ne sarebbe rimasto almeno un ricordo molto vago. Non illuderti. La tecnica è diventata molto raffinata. Ci sono gli allucinogeni, l'autosuggestione, gli impianti mentali. Con sistemi opportuni possono spingerti a fare quello che vogliono. Ammettendo che tu abbia ragione, perché la cosa di stanotte? Perché ti ho aggredito? Beh, forse hanno una specie di parola d'ordine. Quando la senti, agisce da interruttore. E fai o dici tutto quello che vogliono. Quando è finita, un'altra parola chiude l'interruttore. E non ricordi niente di quello che è avvenuto. È come diventare una bomba umana. Una cosa è sicura, non ti lascerò avvicinare questo Sam Milford se non abbiamo prima l'aiuto di un esperto. E per la verità, non ti lascerò avvicinare proprio nessuno. Perché quel contatto non si stabilisce a meno che qualcuno, una persona, non pronunci la parola giusta. Bene. Perché non rispondi? Lascialo suonare. Che succede? Non risponde. Vado su da lui. La pistola. Posso restare qui per tutta la vita? Sono passati 10 minuti, saresti un bel compagno su un'isola deserta, te lo dico io. Eh beh, non sono su un'isola deserta. Sono a Londra. E ho cose da fare, persone da vedere. Senti, Milford rimarrà qui fino a domani mattina. Allora potrai muoverti. Ma fino ad allora tu sta tranquillo. Sai che faremo? Una partita. Prendi le carte, sono sulla scrivania. Ma tu bari sempre con me. Senti, è l'unico modo in cui vinco. Vuoi farmi contento? Va a prendere le carte, eh? Fammi contento per stavolta. Tu va di là. Sanlúcar de Barrameda! Signor Milford vi aspetta, signore. Grazie. Avanti, svegliati! In piedi, muoviti! Cosa hai fatto? Hai addestrato Brett a uccidere Sam Milford? Come hai fatto? Non può più fermarlo, non può fermarlo. Abbiamo fatto esperimenti, siamo a posto. Sinclair ucciderà Milford. Ciao, Sam. Ciao, Brett. Che piacere vederti. È passato tanto tempo. Hai un ottimo aspetto, Sam. Non so proprio come fai. Neanche tu veramente sembri troppo diroccato. Vieni a sederti, parliamo un po'. Ho tante cose da chiederti e un paio di cose da raccontarti. E sarebbero? Non so proprio se sei preparato a questo, ma
Tienti forte. Non tenermi così in sospeso, Sam. Mi sono sposato. Ma è fantastico. L'ultimo scapolo di natura ha ceduto. Quando potrò conoscerla? Subito. Come sta Lord Sinclair? Sam mi ha parlato tanto di lei. Credo che lei sia l'unico al mondo di cui si fidi davvero. Parla! Come succederà? Parla! Parla! C'è una parola chiave. Prenderà la pistola e sparerà. Non ha più controllo sulle sue azioni. Come è andato con me ieri sera? Capisco. E come lo fermate? Con un'altra parola chiave. Che parola è? Ma non funzionerà stavolta. È mentalmente costretto a compiere delle azioni che lui solo può troncare. Qual è la parola? Non è una parola. Stavolta è un rumore. Il rumore dello sparo quando ucciderà Milford. Grazie, caro. Ah, buonanotte. Oh! E quando vi siete sposati? 5 mesi fa. Ci siamo fermati a Trinidad prima di tornare negli Stati Uniti. E in questo tempo ci siamo visti soltanto un paio di mesi. Io sono rimasta a Londra. Credo che ora ci voglia un brindisi. È lui che si occupa di queste cose, Scott? Hai niente di speciale per noi? Sì, abbiamo dello sherry. Anzi, vorrei proprio sentire cosa ne pensa Lord Sinclair. Sarà un vero piacere. Salve. Mi scusi, signore. Vi prego, non cercate di fermarmi. Vi assicuro che ho molta fretta. Oh, no. Viene da una piccola vigna di San Lucar de Barrameda. Sono pochi ettari. Per quello che ne so io, è l'unico vino che viene ancora spedito nelle anfore. Che ti succede, Brett? Tutti e due. Era loro il piano. Sam. Più forte che posso? È la struttura più solida del mondo. Hai già visto l'esperimento? Tu non ti preoccupi, comprerai un abito è nuovo? È impossibile romperlo. Forza? No, hai ragione, Danny. Vogliamo andare? La notte ci aspetta. Andiamo.